cominciamo a usare il nostro punto d'arrivo, che non è né questo, né questo, e né questo. Sono solo punti di arrivo esterni. Quello nostro è qua sotto. Dove sta il vocal fry? Le corde vocali si trovano in profondità della gola, nella zona di produzione della voce, la laringe. Cos'è il vocal fry? È il punto più basso delle nostre intonazioni. Cioè, quando noi facciamo... Quindi, andando a fare il prossimo esercizio, faremo l'equilibrio del fiato, cioè andiamo a fare la pressione proprio sul vocal fry, dove cominciano le corde a sfiorarsi. Quindi cominciamo a sentire il punto 1 che tocca il punto 2, che sono le corde vocali. Attenzione, perché poi il punto 2 è fatto dalle corde e dalla laringe che le contiene. Lo vedremo nel prossimo video. Vi voglio dire solo una cosa. Mi piace anche citare i grandi cantanti lirici. Giacomo Lauri Volpi, che è uno dei più grandi tenori del passato, grandissimo scrittore, tenore, intellettuale, lui diceva che tra il punto 1 e il 2, quindi tra il diaframma e la laringe, ci deve essere come un bastone immaginario. Immaginate diaframma, laringe, qui in mezzo ci deve essere un bastone. Vedete? Sempre in contatto. Adesso, con questo prossimo esercizio, cominciamo a avere la sensazione di questo contatto tra il punto 1 e il punto 2. Quindi finisco con il vocal fry, perché il vocal fry è l'ultimo punto in cui voi userete il vostro diaframma. Cioè è il limite dove il fiato non deve passare. È questo punto qui, dove noi andiamo a trovare le corde, quindi le riconosciamo col vocal fry. Sentite com'è profondo. E cominciamo a fare delle vocali. E poi fate E e tutte le vocali con il vocal fry, quindi e così via, e così via, e così via, e così via. 5 vocali. Vedete, vi anticipo qualcosa del prossimo video, che le vocali fanno cambiare la forma alla laringe. Ed è proprio questo il punto, il nesso, che è un po' di rottura contro tutto quello che è il suono alto. Non è vero, non è di rottura. Si fa così il suono alto. E vi spiegherò perché. Al prossimo video, va bene?